Nonostante le note vicissitudini societarie, va disposto l'esercizio provvisorio ex articolo 104 legge fallimentare. Laghezzo è salvo. La corsa contro il tempo per raccogliere i fondi necessari ad ottenere l'esercizio provvisorio si è conclusa nel migliore dei modi. Il Tribunale ha infatti deliberato il fallimento dell'Arezzo con contestuale concessione dell'esercizio provvisorio per proseguire la stagione. Sono stati nominati curatori gli avvocati Lucio Francario e Vincenzo Ioffredi, a cui spetterà fin dalle prossime ore provvedere al pagamento degli stipendi per evitare un'ulteriore penalizzazione. La somma è stata trovata grazie all'intervento di alcuni imprenditori aretini e non, tra cui il gruppo guidato dall'ex direttore sportivo amaranto Ermanno Pieroni. Siamo quasi al traguardo finale, sono qui con il sindaco Paolo Bertini per cercare di definire gli ultimi dettagli, perché l'esercizio provvisorio che è stato concesso è legato esclusivamente al fatto che domani devono essere versati 372.000 euro. Manca pochissimo, quindi siamo qui perché ci saranno le ultime telefonate, gli ultimi bonifici, e quindi siamo sulla dirittura d'arrivo. Lo vediamo il traguardo lontano, però ancora non l'abbiamo superato. C'è stata una rincorsa, devo dire, da parte mia, da parte di Paolo Bertini, che è qui accanto a me, per cercare di contattare quanto più imprenditori possibili e ottenere una liquidazione il più alta possibile. Molti hanno risposto, bene, quindi io nel complesso per adesso non posso che ringraziare il corpo imprenditoriale aretino, anche se stiamo facendo la conta degli ultimi spiccioli. Anche nel contenuto della sentenza che abbiamo appena letto è stato anche ribadito come tutte le motivazioni addotte posso dire anche da Orgoglio Amaranto, da Zinci, e hanno portato il giudice a ritenere anche per giurisprudenza, quindi conclamata, la concessione provvisoria di esecutività.